Sono molto felice di venire qua al 140esimo anniversario delle Guardie d'Onore del Pantheon. Io quello che ho sempre detto, il Pantheon dal 1878 è l'ultima dimora dei re d'Italia, di tutti i re d'Italia. E il fatto che Vittorio Emanuele III sia arrivato in Italia è un bellissimo fatto, perché comunque in Egitto c'era questa situazione che era un po' pericolosa. Per il momento, diciamo, la sepoltura a Vicoforte è una sepoltura momentanea. Io spero veramente che non solo Vittorio Emanuele III e la regina Elena, ma anche Umberto II e la regina Maria José possano un giorno avere come ultima sepoltura il Pantheon. Adesso ci sono anche le elezioni in Italia, dunque è un momento molto importante. Un primo governo eletto dopo tanti governi non eletti, devo dire che è un momento bello e anche commovente per l'Italia, dunque spero che gli italiani sceglieranno bene, andranno a votare soprattutto, e dopo tutto questo andremo avanti con la nostra richiesta. Quello che mi rattrista soprattutto è vedere quante persone, quanti politici abbiano preso questa scusa per parlare e per farsi un po' una campagna elettorale, soprattutto senza neanche sapere bene la storia. Io credo che adesso ci dovrebbe essere una rivisitazione, credo storica, spero, della figura di Vittorio Emanuele III, sapere veramente quel che è successo e qual è stato il ruolo del re in quel periodo, e sono sicuro che poco a poco col tempo sicuramente la figura di Vittorio Emanuele III potrà essere rivalutata, lo spero. Dunque chi vivrà, vedrà.